sempre puntuale. E lo credo, se non è puntuale lui. Accidentaccia, ma che ore sono? Sono le 8 precise. Eccomi, eccomi. Sono qua. Sono le 7 precise. Io sono sempre puntuale. Ah, stai qua tu. Con un'ora di ritardo, quale puntuale? Non è colpa mia se c'è l'ora legale. E così, cari amici, sono 2000 anni che non ci vediamo. Ma vi trovo molto bene. Tu hai davvero un bel colorito, tutto abbrustolito. Anche lei non è invecchiato per niente. Senti un po', non ci avrai mica chiamato per farci i complimenti? No. Vi ho chiamato per un motivo molto grave. Come hai detto? Molto grave? Non grave, gravissimo. Ti sei raffreddato, eh? È tutta colpa tua. Colpa mia? Sì, tutto quello che succede è colpa tua. È che qui c'è un altro clima e tu non ci sei abituato. Vieni da un luogo troppo caldo, amico mio. Ma quando diamine smetterà di piovere? Ah, quando smette di piovere? Smette subito. Il signore servito. Potete chiudere l'ombrello. Non pioverà più per molto tempo. Andiamo? Andiamo su. Cari amici, preparatevi. Fra non molto ci sarà un sacco di lavoro per voi due. Lavoro? Eh sì, e soprattutto giù da te. Vedrai quanti ne verranno. E anche su da lei, sa. Perché? Che succederà? Un'epidemia, il colera, la peste, il terremoto? Oh, peggio, molto peggio. Una guerra. Una guerra micidiale, mondiale. Una guerra che voi nemmeno ve l'immaginate. Sarà una catastrofe. E pochissimi si salveranno. Ma ne sei sicura? Sicurissima. Pochi sopravviveranno. Perché fai succedere questo? E che sono io che faccio succedere questo? È la fatalità. Ma tu guarda sì che faccia tosta. E di chi sarebbe la colpa allora? Della gente. Ah sì, già. La gente si crede che il destino se lo fa con le proprie mani. Invece il destino sei tu. Sei tu che fai succedere tutto. È solo colpa tua. Già. Perché a me si attribuiscono solo le disgrazie. Le cose belle la gente si vanta di averle meritate, di averci saputo fare. Se uno cade, si rompe la gamba, la colpa di chi è? È del destino. Se invece non si fa niente, beh, è stato fortunato e agile. Non è che vero? Che faccia tosta, sì, è colpa tua. Ma io mi sono proprio stancata. E sapete cosa vi dico? Che sono proprio contenta se viene questa bella guerra. Così almeno tutti metteranno giudizio. E io mi farò proprio due risate. Sai che ti dico? Che sei proprio cattiva. Cattiva, cattiva, non ci ne sei maligna, ecco, sì, io sono la maligna. Io ti do cattiva. Metti giù quello. Voi siete cattivi. Sei la maligna. E a combattere con gli uomini come una puttana. Ma poi non ci fai paura. Che mi sono arrestate! Signora, va bene, venga giù le mani, venga qui! Lei non sa! Signora, sono io, guardi il maschio! Guardi il maschio, guardi il maschio! Salga il maschio! Arrivederci! Dove va? Non c'entro! Io e il maschio, loro sono tamponi! Torna qua! Sono loro i due! La prego, non mi faccio venire! Ma non la faccio venire! Ma non c'è un equivoco! Io sono innocente, sono la vittima! Loro sono papponi! Noi siamo innocenti! Siamo innocenti! Siamo innocenti! Lasciateci uscire! Noi siamo innocenti! Lasciateci uscire! Lasciateci aprite! Uscire! Siamo innocenti! Aprite! Non abbiamo fatto perché niente di male! Perché ci avete arrestato? Noi. Perché? Era destino. Era destino. Sì, hai detto bene, è solo colpa tua! E io cosa c'entro?
Tu sai tutto prima, quindi sapevi che sarebbe arrivata la polizia. Ma se nessuno ci capisce niente con la polizia. La polizia è talmente imprevedibile. E poi cosa vi credete? Che il fatto di sapere tutto prima mi diverta? Ma io ci soffro. Non posso più piangere, non posso più ridere, perché sono condannata a sapere tutto prima. Le cose belle, le cose brutte, le alluvioni, le fortune, le disgrazie, tutto prima. Tu che sei tutto prima? Non lo sapevi allora che ci avrebbero arrestato? Era destino. E anch'io sono il mio destino. Va bene, ma insomma, quando è che usciamo da questa situazione? Non hai sentito? Quando viene il commissario? E quando viene il commissario? Vediamo un po'. Vediamo un po'. Allora, il commissario. Commissario. Ma quello cos'è? Questo è un libricino dove c'è scritto tutto. Su questo libricino c'è il segnato il destino di tutti gli uomini che sono sulla Terra. Pure i cinesi. Si capisce? Anche i cinesi. I cinesi, gli australiani, gli americani, gli africani, i russi, i tedeschi, i siciliani, tutti. Tutti quelli che moriranno e tutti quelli che si salveranno. Ah. È scritto lì che scoppierà la guerra. Ma sei sicura? Hai letto bene? Fa vedere un po'. Questo libricino non lo deve leggere nessuno. Nessuno. Io voglio solo sapere quando viene il commissario. Già, il commissario. State indietro. Non si guarda. E chi legge? Chi legge? Eccolo qua. Commissario Spighetta Marcello. Poveretto. È bloccato dentro l'ascensore. E sta strillando come un matto. Ma no. Il portiere è sordo. E allora? E allora dovrà stare lì tutta la notte. Che? Eh sì. Tutta la notte qui? Tutta la notte qui? No, io voglio uscire. Io sono innocente! Sì, siamo innocenti! 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 Sì, sì, siamo due poveri ciechi innocenti. Siamo due poveri ciechi. Sam, dove siamo? Che ci importa a noi di dove siamo? Tanto per noi è tutto uguale. Andiamo, Arturo. Ridi, perché sono cascato, eh? Dove sono i miei occhiali? Ah, eccoli. Meno male che non si sono rotti. Arturo, ma c'è qualcuno qui? No, non c'è nessuno. Ma un tesoride. Non c'è nessuno. C'è nessuno qui? C'avevi ragione te, Arturo, non c'è nessuno. Quand'Isona è su pezzo per te, fame de mi, non tata abbracciare cu te. Quando sono di pezzo fece fame di poveretti. Ma saranno ciechi dalla nascita. Non avranno mai visto niente, niente, niente.
Leggi sul tuo libricino. Ma dove stanno? Non li trovo. E ci devono essere. Ma è strano. Com'è possibile? Oi, Marie, oi, Marie. Non ci stanno. Ma non c'erano tutti là dentro. Hai detto che c'erano pure i cinesi. Sì, qui tutti ci stanno. Tutti. Qui è segnato il destino di tutti gli uomini del mondo. Ma quei due non risultano. Non avrai perso una pagina. Ma quale pagina? Forse saranno due abusivi. Sono le 8:35. Dormiamo, Arturo. Caspita, sono già le 8:35. Come passa il tempo? Che strano. Sul libricino quei due non esistono. Signorina, le avrò scritto almeno 100 lettere, ma non ne ho mai avuto il coraggio di spedirne una. Signorina, sono venuto da lei di persona, fisicamente. Signorina, forse lei non se n'è mai accorta, ma io è un anno che la spio segretamente dalla mia finestra e quando passo sotto la sua, lei non si accorge neppure di me, quasi fosse invisibile. Signorina, lo sa che è un anno che... un anno di no... No, aspetti. È così. Signorina, forse lei non si rende conto che io nutro per lei un sentimento che a parole non si può esprimere pienamente. Perché è più di una... di un... No, aspetta. Ecco, ecco sì, signorina. Io sono pazzamente innamorato di lei. Perché da un anno... No, aspetta, questo l'ho già detto. Ecco sì, signorina. Mi faccia un cenno. Mi basta un sorriso. Ma mi faccia capire che in qualche modo mi accetta. Sì. Davvero? Sì, la ringrazio, signorina.
Grazie. Grazie. Va bene. Ok. Vado. Signorina, ma scusi, ma che mori sono questi? Zia, che è successo? Caterina, ma che è successo? Ma come che è successo? Ma non vede che mi ha tirato una secchiata d'acqua addosso? Ma che, non ci vede? Eh? Ah, scusi, no, non ci vede, è cieca, poverina. Cieca? Come cieca? Comunque, non si preoccupi. Venga dentro. In 2 minuti le asciugo il vestito. Caterina è figlia di una mia sorella che si è sposata in Polonia. Povera figlia, orfana. Non ci vede più da quando i suoi genitori sono morti. Una disgrazia terribile, un incidente stradale. Caterina ha pianto tanto, tanto, troppo, e a forza di piangere che è diventata cieca. Ma non è grave, è solo una malformazione. Basterebbe un piccolo intervento chirurgico a farle tornare la vista. Ma ecco la sua giacca. Grazie. Un momento di pazienza, le faccio anche i pantaloni. Sì, grazie. Suona, è giapponese. Zia, che hai comprato la radio? No, Caterina, il signore che tu hai bagnato ha un bellissimo orologio che suona. Senti come suona. Non prendermi in giro solo perché non ci vedo. Ma ti dico di no, è l'orologio del signore, ce l'ha al polso. Vada e lo faccia sentire, se no non ci crede. Vada, che è pure un po' permaloso. Vada. Sono senza i... Vada. Tanto Caterina mica la vede. Non si preoccupi. Ah già. Vabbè. Allora... Va. Ecco. È proprio l'orologio che suona. Certo, signorina, non lo vede, cioè non lo sente. Com'è bella questa musica. La ringrazio, signorina, l'ho scelta io. Bella giornata, eh? C'è il sole? È un po' perturbato, veramente. Comunque, io mi chiamo Orazio. Eh? Cioè, le dicevo che io mi chiamo Orazio. Signor Orazio, sono pronti i suoi pantaloni. Scusi, vado. Cioè, ho un piccolo problemino che adesso... Don't get
voluti proprio bene, eh? Oddio, che ho fatto? Una piccola bruciatura. No, non è, no, una... Cioè, io li preferisco così. Sono più eleganti. E poi Caterina, poverina, non ci vede mica, no? Povera figlia. E pensare che basterebbe solo una piccola operazione per riacquistare la vista. Ah, sì. Già è tutto pronto. Siamo stati in clinica. Il medico che l'ha visitata, un professore molto importante, dice che l'operazione non è difficile. Ma allora perché? Perché non la fate subito, scusi? Ma ci vogliono i soldi. Vabbè, ma quello sempre. Tanti soldi. Ah, sì. E come pensate di farle tutti questi soldi? Piano piano, coi cestini. Coi cestini. E vabbè, ma quanti cestini ci vogliono, scusi? Ce ne vogliono... Sì. Zia, mannaggia. Mi sa che questo mi è venuto male. Non lo comprerà nessuno. Va bene, lo compro io questo. Lo compro io. Anzi, li compro tutti. Anche questo. Arrivederci. Arrivederci. Orazio. Arrivederci, Orazio. Senta, signorina, i cestini, anche quelli che non riescono molto bene, li prendo tutti, perché io ne ho bisogno. Anche quelli che non riescono bene. Come vengono, vengono, eh. Arrivederci. Arrivederci, Orazio. Ciao, Orazio. Ciao. Fammi sentire la musica. Quanto sei buono, Orazio. Allora gliel'ha detto. Un momento,
ci vuole pazienza. Comunque. Comunque? Comunque si è affezionata. Parla spesso di lei. Ma gliel'ha detto che io voglio sposarla. Cioè, non è per interesse. Io l'amo veramente. Lo so, ma la cosa più importante per Caterina adesso è riacquistare la vista. Deve fare questa benedetta operazione. Pure stanotte ha lavorato tanto. Ha fatto altri 10 cestini. Anzi, si ricordi di prenderli. Sì, sì, sì. Lo sanno che io li compro tutti. Ma mi scusi, signora, ma quanti soldi ci vogliono? Tanti. Tanti quanti? 60 milioni. 60 milioni? Sì, 60 milioni. Ma quanti cestini ci vogliono? E io che ne so, ci vogliono 60 milioni. Scusi un momento, quanto ha detto che costava un cestino più o meno? 500, no? 700, 1000 lire. Ecco, allora diciamo che sarebbero, facciamo una media di 600. Sarebbero 60 milioni, diviso 600, che sono 100.000 cestini. Ma quanti ne fa al giorno? 14, 15, dipende. 14, 15, e quindi sarebbero 100.000 diviso 15, che sono, e quindi, cioè praticamente, 20. Quanti anni ha lei? 60. Ma no, lei, dicevo... Caterina. Ah, Caterina, 20. Ah, 20. 20 più 20 sono 40. Sono tanti, eh. Diciamo la verità, sono tanti. Sì. Zia, Orazio, ne ho fatto un altro. Zia, ne ho fatto un altro. Ne ha fatto un altro. Questo l'ho fatto per Orazio. Non te lo vendo, Orazio, te lo regalo. Grazie. Ci ho scritto anche il tuo nome. L'ho scritto bene, Orazio. Non l'ho mai visto scritto così, così bene. Sessanta milioni. Ci penso io, ci penso. Dov'è Orazio? Eccolo! Buongiorno, ciao Caterina. Buongiorno. Senta, ho trovato i 60 milioni. Ah. Mi sono venduto la casa. Bravo. Hai fatto bene. Su, adesso andate, sono fatto tardi. Andate. Sì. Bellissima giornata, sai, piena di luce. Guarda che meraviglia laggiù, c'è un raggio di sole che filtra attraverso dei cipressi in una maniera molto suggestiva. E poi lassù in alto, sulla collina, c'è un castello. E dentro il castello c'è sicuramente una principessa che aspetta il suo principe azzurro. E là in fondo, guarda, c'è un prato tutto verde, pieno di margherite. E ci sono delle mucche che pascono. Com'è bella la natura. E io come sono? Tu, amore mio, tu sei la cosa più bella che abbia mai visto nella mia vita. Sei anche la cosa più dolce. E tu, Orazio, come sei? Io sono simpatico. Questo lo so. Ma come sei fatto? Beh, io sono molto pignolo, sono molto rigoroso nelle mie cose. Sono puntuale, ecco, io sono puntuale. Lo so.
Ma quanto sei alto? Alto, io non sono alto. Però Caterina, bada, se mi impegno io posso arrivare dappertutto, E di che colore sono i tuoi occhi? Verdi? Scuri, io ho gli occhi scuri. Però sono degli occhi, sinceri, credo, profondi, forse. Non essere modesto. Lo so che sei bello. Non vedo l'ora di vederti. Sento già di amarti. L'intervento è perfettamente riuscito. Domani la nostra Caterina potrà leggere i giornali, andare al cinema e attraversare la strada senza rischio. Però ricordati, Caterina, nel mondo ci sono cose belle, ma anche cose brutte. Questa è la vita. Comunque sei una ragazza fortunata. È servita tutta la nostra esperienza, ma è servito soprattutto l'aiuto del Signore. Ma professore, mi scusi, ma quei 60 milioni chi... Cosa sono i soldi di fronte al dono più bello della vita? La cosa più importante al mondo, la vista. A domani. A domani, professore. Arrivederla, Vuoi un po' dura? Te la do io, Fammi sentire la musica. Quanto sei buono, Orazio. Andiamo dentro, che fa freddo adesso. Orazio, domani finalmente potrò vederti. Ma tanto lo so già come sei. Beh, magari vediamo domani, Quanto sei buono, Orazio. Ma sei troppo modesto. Comunque, quando ti vedrò non sarà una sorpresa. Il cuore non si sbaglia. Io ti ho già immaginato mille volte. Bello, fine, atletico, forte. Un viso d'angelo, incorniciato dai capelli biondi. Un dio greco. Beh, non esageriamo, fa. Bene così? Beh, ce l'abbiamo messa tutta, ma noi miracoli non ne facciamo. Ma scusatemi, se mi tagliassi ancora un po' le vasette starei meglio? Caterina, apri gli occhi. Lentamente, lentamente.
Orazio. No, signorina. Io sono Marcello Fusco, assistente del professor Bruni. Orazio. Orazio. No, mi dispiace. Io sono l'anestesista. Nessuno di voi è il mio Orazio. No, Caterina. Il tuo Orazio è lì. No, ti dico. No, io non voglio che tu mi veda. No, 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 non sto piangendo. No, preferisco così, davvero. Non lo voglio, ho deciso così, te lo giuro, è meglio. È meglio per tutto, guarda. Ti ho lasciato i fiori sulla porta, li hai visti? Ho pensato a tutto io, Guarda che il treno è alle 9:30, E c'è un taxi che ti viene a prendere alle 9:10 alla clinica. In portineria ti ho lasciato anche i biglietti. Ma non sto piangendo, ti dico. Ti ho lasciato i biglietti, in una busta ci sono anche dei soldi. Io ti sarò sempre vicino. Sì, sì, sarò nel treno anch'io, ma non mi vedrai, sarò in un altro scompartimento. Ma no, ti dico, è meglio così, non voglio. Non, è meglio. Ma no, non piango. Perché io mi vergogno. Mi vergogno.
Sono scappati! Sono scappati i ciechi! I ciechi sono scappati! Mi hanno rubato tutto! Il libricino mio! Il libricino mio! Il libricino! Non so più niente! Non so più niente! Senza il libricino mio non potrò più sapere niente! I ciechi! Quei ladri sono scappati! Sono scappati? Sì, sono scappati! Ma allora non erano ciechi. Io me ne ero accorto che non erano ciechi. Come lo potevo sapere? Come potevo saperlo? Non risultavano. Presto, dobbiamo ritrovare quei ladri. Non si sta tranquilli neanche in prigione. Seguitemi. Che fai? Evadi? Certo che vado, evado. Ma li troverò. E come se li troverò? Devo ritrovare il mio libricino a costo di arrivare in capo al mondo. Ah, ma li troverò, Li troverò. È evasa. Che facciamo? Evadiamo pure noi? Ah, no, 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 io rimango. Rimango qui, ci mancherebbe altro. Vabbè. Io evado. Tu fa come ti pare. Ah, no, 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 io non ne vado. Io rimango qui. Io sono un uomo di principi. Io esigo soddisfazione. Io sono innocente. Sono innocente. Deve venire qui il commissario e deve farmi le sue scuse. Esco dalla porta principale. Io voglio soddisfazione. Va bene, amico, ti saluto. Io non ne vado. Buona fortuna. Ciao! Ehi, un momento! Aspetta! Aspetta! Aspettatemi!